Partita, cioè niente da dire, no? Per come hanno giocato i ragazzi in campo, solo un neo forse in 90 minuti, quell'occasione del gol del Brescia, cioè, è stata spianata una prateria e qualcosa non ha funzionato forse. L'unica occasione da cui poter criticare i ragazzi, forse l'unica. Allora, sì, il calcio è semplicissimo, bisogna fare fallo, punto. Non c'è, nel calcio esiste un rimedio a certe situazioni che purtroppo, o fortunatamente, è il fallo. Bisognava fare fallo. Abbiamo avuto un paio di situazioni dove avevamo ritrovato il contatto, bisognava fare fallo. Stop, è semplice. Era parabile quel tiro, secondo lei, dalla panchina? Sinceramente non l'ho rivisto, ok? Però... sai, è un gol della domenica, è un gol particolare, un tiro azzeccato da 20, non so quant'erano, 20-25 metri, un tiro importante. Tra l'altro fatto da un difensore. Sì, un difensore, sai, sono gol che quelli... è un jolly tirato fuori dal cilindro, purtroppo. Non c'è ruolo che tenga su un gol del genere. È un gol chiaramente che pesa nell'economia della partita, però ecco, il fallo... È la situazione che fa parte del calcio e andava usato. Ok, grazie. Prego, grazie a voi. A parte quell'azione del gol, però Viviano non ha dovuto fare nessuna parata. Sì, Quindi la fase difensiva penso che sia stata fatta bene. Sì, davanti invece cosa è mancato? Perché secondo te non abbiamo avuto poco, un solo tiro. allora sì, innanzitutto buonasera. Noi il nostro tipo di partita è questa, vogliamo cercare di stare più in avanti possibile, sia nel proporre gioco che non farlo proporre alla fonte della squadra avversaria. Io credo che la squadra stasera è stata, da questo punto di vista, abbia fatto una prestazione importante, non ha lasciato pressoché mai entrare la squadra avversaria nella propria metà campo. Dove siamo mancati? Siamo mancati un po' nella tempistica della rifinitura, abbiamo tardato un pochettino nella rifinitura, nel cercare di mettere questa palla, trovando la squadra avversaria non messa benissimo come linea difensiva. Invece delle volte abbiamo permesso questo agli avversari. Abbiamo fatto un secondo tempo dove abbiamo cercato di esprimere tutto quello che avevamo in corpo. Credo che abbiamo dimostrato di avere anche una buona condizione, sia fisica che nervosa, perché la squadra è andata in avanti sia ripeto, nell'aggredire l'avversario che nel proporre gioco. Ragazzi, non è facile quando le squadre si abbassano, se perdi l'attimo in rifinitura, sia dall'esterno che nel provare qualche volta andare dentro centralmente, è chiaro che avvantaggi la squadra. Questo, come ha detto lei, è l'unico neo di questa partita. Il rammarico è di un solo punto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per la situazione nostra è chiaro che noi possiamo parlare di prestazione perché ci riempie di energie per la prossima. Di coraggio per la prossima, però è chiaro che abbiamo raccolto un punto solo e questo io per come siamo fatti noi pensiamo che deve scatenarci non nervosismo, ma nervoso sano per la prossima partita. Questo è il nostro modo di pensare, il nostro modo di cercare di fare calcio. Posso così? Domanda io. Sì. Sembra che Brescia facesse molta fatica a venire a prendere i vostri quarti, no? Che soprattutto nel primo tempo magari potevate sfruttarlo un po' di più, questa ampiezza che avevate. Sì, hai ragione. Abbiamo cercato, però c'è da dire che non riuscivamo a trovarli sempre perché loro, essendo uno in più a metà campo, ci chiudevano sempre la possibilità di aprire il gioco. Ci venivano sempre a chiudere centralmente, ci sporcavano il controllo orientato oppure un passaggio facile per andare di là. Questo noi ci siamo sforzati, abbiamo cercato. Qualche volta ci siamo riusciti, nel secondo tempo. Hanno cambiato, si sono messi a 5 e arrivavano prima, però nonostante questo, con continui inserimenti, con continue sovrapposizioni, abbiamo provato. Ecco.
Purtroppo è mancato il gol. La situazione, allora, Duris oggi ha giocato per la prima volta, no? Come sta il ragazzo? Cioè, si è visto che ha delle buone movenze in campo perché si è mosso subito abbastanza bene. Come sta fisicamente e se ci potete contare per la prossima partita? Allora, Duris ora sta crescendo, sta migliorando perché quando è arrivato chiaramente non aveva una condizione fisica ottimale e soprattutto veniva da una settimana di influenza con febbre alta e quindi abbiamo dovuto ritardare un po' la considerazione nei suoi confronti, ma non da un punto di vista della stima, perché se sta qui è perché tutti abbiamo scelto il ragazzo, direttore società, noi dello staff, il mister. Non è la prima volta, è la seconda perché è entrato a Catanzaro. Lì non stava benissimo e comunque si è impegnato, cosa che ha fatto anche stasera. È chiaro che stasera 11 contro 11 e soprattutto con un'altra condizione fisica e mentale è riuscito a dare un apporto maggiore del precedente. È un ragazzo su cui noi contiamo, è un ragazzo che ha volontà, ha fatto dei sacrifici per venire a giocare qui in Italia da lontano, è la prima volta che esce, quindi aveva bisogno di tempo per metabolizzare determinate cose. Stasera mi è sembrato, ci è sembrato che abbia fatto un passo in avanti. Quell'azione finale rivista lascia ampi sospetti, perché c'è una trattenuta di maglia e il tocco della gamba che Lo so, l'ho rivista benissimo. Io sinceramente, se devo esprimere un parere, se devo esprimere un pensiero, dico che per me è rigore netto. È inutile stare qui a discutere o a infiocchettare o a nascondere qualcosa. Per me è rigore. Ora, ci spiegheranno perché, non lo so, avrà spiegato l'arbitro a qualcuno, a me no, a noi no, però è rigore netto. Bisogna avere rammarico da parte nostra perché chiaramente rigore al 94esimo avrebbe potuto far vincere la partita. Rigori di questi ne danno, lui ha tentato in ogni modo di rimanere in piedi, il nostro giocatore, in ogni modo. Ci sono delle trattenute e degli sgambetti, quindi rigore netto. Adesso parlare di questo non ci porta assolutamente a niente. Però sappiamo che fa parte del calcio, purtroppo. Posso dire grazie. Va bene, grazie a tutti.